Ciao, io sono Gianni95, qui ci troviamo su Candy Crush per un nuovo episodio. E vabbè, dato mi ha riportato avanti perché ovviamente il gioco quando inizia la registrazione mi porta sempre all'ultimo livello che ho fatto, cioè il livello più avanti che abbia mai fatto. Quindi abbiamo tempo di tornare giù. L'altra volta ci siamo stoppati a livello 66, ci avevamo finito la zona precedente fino al 65 ed eravamo al 66, quindi direi di cominciare da qua. Naturalmente il gioco non so per quale motivo mi ha tolto i booster che avevo di riserva, ne avevo 30 per ogni tipologia, però va bene. Ok. Aiutiamo il coniglio. Coniglio di cioccolato. Pazienza. Qua dobbiamo far scendere la frutta, praticamente. Noci e quant'altro. Io sto registrando questo video giusto per farvi un video in più. Sperando che non ci sia troppo casino. Altrimenti vi blocco la gestazione e poi riprendo quando sarà finito il casino. Poi questo video lo vedrete più avanti, verso le 18, verso sera. Perché se vi ho caricato la nuova serie del canale, questo video deve arrivare più tardi. Quindi lo vedete più avanti. Ve lo sto registrando di pomeriggio e ve lo carico più avanti. Allora, intanto la frutta qua dobbiamo farla scendere tutta. La rima non è voluta. Scusate. Vai avanti. E vabbè, questo qua facciamo, così abbassiamo quello, uniamo questi due e scende un po' di roba. Divine. Un altro viola. Delicious. Blu e viola. Fatto. Non sarò bravo su Fortnite, ma su Candy Crush non c'è storia, su Candy Crush sono molto più bravo, c'è un'abilità diversa da utilizzare. E con questo non dico che Candy Crush è più bello di Fortnite, perché sennò arriva della gente che mi lascia dislike e mi insulta perché ho detto sta cosa. Tranquilli, cioè Fortnite è un'altra cosa, un altro gioco. Ok, missione completata, grazie. Ok, non abbiamo completato la missione, ma fa niente, tanto non ci gioco tutto il tempo a Candy Crush. Per il semplice fatto che io vi devo fare i video in cui. Basta così in mezzo. Vi devo fare i video in cui vado avanti con i livelli. Io sono già arrivato a un livello abbastanza in alto, quindi, da come avete visto prima. E quindi devo aspettare per fare missioni e quant'altro. Gioco poco, infatti, a Candy Crush. Aspetto di arrivarci con i video, anche se ci metterò un sacco, perché naturalmente Candy Crush lo faccio solo nei momenti in cui manca un video. O cioè se non c'è niente da fare. Questa è la cioccolata che mi dà fastidio. O se devo caricarvi un video extra. Se vi carico un video extra potrebbe uscire Candy Crush come oggi, perché oggi c'era già Fortnite Creative come nuova serie. E quindi vabbè. 9 gelatine mancano. E adesso ci divertiamo adesso. Sì. Livello fatto. Faremo 10-15 minuti giusto per fare un po' di livelli e poi vedremo di continuare la prossima volta. Che ci dà fastidio. Vabbè, pazienza, tira via sta roba e basta. Il problema di Candy Crush è che troppe immagini in mezzo che danno fastidio. Però vabbè. Stai venendo aiuto al tuo amico? Sì, io aiuto gli amici, bello, perfetto. E va bene.
Comunque adesso su Fortnite Creative vi sto caricando delle mappe che ho completato, aperte naturalmente, perché se carico il video completo dura troppo. Ve la carico a parti e se mai vorreste giocare con me nelle prossime future mappe creative, lo dite che ci giochiamo insieme. Sperando di trovare qualcuno che sappia fare parkour, perché così almeno avanziamo un po'. Non dico che deve essere esperto, perché neanche io lo sono, però non dobbiamo rimanere impantanati in un livello per 3 ore, se no andiamo avanti. Vai. E manca solo quello praticamente. Ok, l'ho fatto. Vedi, per me questo è easy, cioè facilissimo. Quale difficoltà? Ovviamente questa è rivolta a me perché per il fatto che io comunque su Candy Crush ho giocato un po' di ore e quindi so un po' come strategie, qualche strategia la so usare. Per quelli che ci giocano dall'inizio sarà un po' più difficile, quindi se per caso se qualcuno vuole iniziare a giocare a Candy Crush solo perché per il fatto che io sappia farlo tanto facilmente, quindi ho trovato un gioco facile, non lo so, non ne siete tanto sicuri, perché all'inizio potrebbe essere, cioè non all'inizio, magari è un tutorial, forse sì, ma diciamo a certi livelli potrebbe essere un po' complicato, cioè se mette un po' di tentativi. Ho fatto 3 stelle, vabbè, bene. Allora, dai, livello 69. Stiamo andando spediti, proprio facciamo tutti i livelli uno dopo l'altro, ancora gelatine. Farei questi due, unisci le bombe, perfetto. Tasty. Devo togliere le gelatine che sono qua sotto, che danno un po' di fastidio. Tre bombe, mi ha dato qua. Ne mancano due, quelle due dall'altra parte. Verdi. Delicious. Due verdi, ecco, vedi che già questo è un po' più complicato perché arrivare a fare quella. Perfetto. Se riesco a unire un verde con quella bomba ho vinto. Dai. Fermati, fermati, grazie. Ho vinto. Era l'unica speranza, non avrei fatto il livello. È l'unica con la bomba lì che è uscita a fortuna, perché sicuramente non l'avevo pianificata e uscisse. Ci speravo, ma non l'avevo pianificata. Vai avanti, non serve che fai uscire i pesciolini. Tanto abbiamo vinto, e quello è l'importante. Forse 3 stelle. Sì. Perfetto. Ma proprio ci sta che dà fastidio. Livello 70. Dai, tutti i livelli sto facendo. Arriviamo fino al livello 600, ma non penso proprio. Ci vediamo troppo. Potrei unire. Aspetta un attimo. Così. Divine. Un po' di unione, potrei unire le due bombe colorate, questo mi darebbe una grossa esplosione, ma non ne sono sicuro se fa esplodere pure il cioccolato, quindi nel dubbio. Beh, ho già questo per far esplodere tutto, quindi proprio questo. Perfetto, guarda lì. Niente più cioccolato. Fatto, livello fatto. Punti bonus. Tre stelle. Va bene, sì. Sappiamo, ho fatto 3 stelle, sono bravissimo. 30 mosse avevo extra, quindi sapete quanti pesciolini sarebbero usciti. Una marea.
Allora, avanti. Ok, salta. Abbiamo fatto la missione, cioè solo io perché quella lì non ha fatto niente e mi ha dato 30 minuti di bomba super lì. Fantastico. A posto. Fantastico perché l'ha scritto lì, non perché l'ho detto io. 71. Comunque, mentre andiamo avanti, volevo dirvi due cose. Uno è per la serie nuova che sta per uscire sul telefono, che uscirà in settimana. Che non vi dico che gioco è, però sappiate che c'è un nuovo gioco. Quindi se per caso vi state annoiando perché sto portando sempre gli stessi giochi, tranquilli che pian piano le stiamo cambiando. Viola. Seconda news ve la dico dopo questo livello. Che ho finito. Oh, facilissimo. Vedi, 71 per alcuni potrebbe essere un po' complicato. Per me invece non me la cavo data a farlo. Anche se comunque le hanno cambiate, perché ogni aggiornamento magari possono cambiare un livello che hai già fatto, anche se comunque non ti resettano il livello ovviamente. Però te lo posso cambiare, quindi se qualcuno fa lo stesso livello, magari puoi trovare un livello diverso, può risultare diverso. Tipo 77 prima non era nero così come piattaforma. E quindi così, vabbè. 72. Vabbè. Messaggio di Clash of Clans, che sono iscritto al suo canale, al clan di Clash of Clans, non è una sponsorizzazione per dirlo. Ok. Divine. Manca solo ciliegia. Una ciliegia. Comunque volevo dirvi, prima di andare avanti qua, che tanto c'è, cioè, ormai è previsto che io vinca, perché ovviamente vinciamo, ovviamente. Johnny non può vincere, vince sicuramente. Cioè, su Brawl Stars abbiamo fatto un po' schifo alla fine, ma vabbè, è uscito comunque un video abbastanza carino. Qua invece dobbiamo cercare di vincere il più possibile. Oltre, vabbè, anche su Brawl Stars, però qui, essendo molto più esperto, magari è meglio non perdere, soprattutto con un gioco che va con più tranquillità rispetto a Brawl Stars. Comunque, prima di andare avanti, volevo dirvi che se avete visto lo sfondo del canale è cambiato, cioè il sfondo diverso, perché è molto più bello quello e l'ho cambiato, e non riuscivo a farlo io da solo, mi sono fatto aiutare da un amico, e quindi se volete iscrivervi al canale di RTV, visto che lui mi ha aiutato, io aiuto lui con il suo canale, se volete iscrivervi al suo canale, che anche lui porta Brawl Stars, porta video, magari meno frequentemente di me perché probabilmente ha degli impegni, oppure non ha cose da caricare in questo periodo, quindi non lo so. E quindi vabbè, se volete seguirlo, il suo canale è IRITV. Quindi vabbè. Va bene, e non so se ho la playlist dei canali che seguo, quindi magari se c'è la playlist attiva, guardate la lista dei miei canali, probabilmente vedrete il suo canale nella mia lista, se magari non lo trovate. Se per caso non lo trovate. Livello completato. Vabbè, comunque questa cosa ve la dirò anche a fine video, così tranquillamente riusciamo a... Perché comunque ho fatto video insieme a lui e comunque è molto bravo in cui, cioè, nei video che fa ha un gli fa molto bene. Ha un buon carattere come nei video. Beh, anche nel resto, ma nel vostro caso nei video basta. Adesso comunque sembra che lo stia sponsorizzando un po' troppo. Vabbè. Lui ha molti meno iscritti di me, quindi lo aiuto, cioè, ovvio, ce lo devo aiutare a salire. Comunque, come anche tutti gli altri, quando qualcuno di voi mi chiede di sponsorizzarvi, c'è cioè una volta lo dico, ovviamente. Livello 73.
Vorrei fare quella striscia, perché quella striscia mi permette di aprire quella sotto. Ok. Perfetto. No, perfetto no, però. Un po' meglio. Ok, meno cioccolato, quantomeno. È difficile questo livello, eh? Non è affatto semplice. E vai via, cioccolata. Quanti problemi che mi dà. Ma proprio lui lo fa, lo completa. Eccolo. Il problema è il signore. Completo un livello che sembrava infattibile. Sì, puoi saltarlo, tanto non ci serve vedere le varie combo che facciamo. Non pensavo di farlo così alla svelta. 3 stelle, esatto. Perfetto, dai. Va bene, dai, ho fatto dal 66 al 73, quindi sono 3, 6, 8 livelli. Buono, oggi abbiamo fatto 8 livelli. Di solito nell'ultimo periodo ne facevamo molti meno. Ma velocizzando un attimo, essendo abbastanza veloci, sono riuscito a farvi più livelli. Così magari avanziamo un po' più velocemente e incontriamo livelli molto più interessanti. Che adesso sono un po' noiosi, almeno per me, poi non so per voi. Magari anche per voi, perché forse il gioco non vi interessa. Va bene, dai, tanto se nel caso questo gioco non vi interessasse, avete visto. Mi interessaste. In italiano non è proprio perfetto. E il video di stamattina l'avete. Cioè, il video di oggi pomeriggio l'avete visto, se l'avete, quindi nel caso non vi piace questo, c'è l'altro che è stato caricato prima. Questo qua sarà caricato verso le 18, magari verso sera, poi così lo distacco dall'altro, avete il tempo di vedere l'altro, e poi questo qua è un po' più lontano di quello là. Va bene, dai, io spero che tu vi piaccia. Basta, non so parlare, basta, basta. Non faccio l'outro, basta, non la faccio, chiudiamo qua. No, scherzo. Se questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento. E vi ricordo che se volete seguire il canale di ElyTV potete farlo, che ha 26 iscritti, quindi se lo fate salire fino a 50 lo rendereste molto più felice. E anche me nel fatto che avete seguito il video fino alla fine, visto che ve l'ho detto adesso, oppure verso la fine ve l'ho detto, e quindi mi fa piacere che avete visualizzato il mio video e mi avete ascoltato. Va bene, non è un obbligo, cioè, è una vostra scelta. Comunque, condividete il giro, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con il prossimo video e una live, perché la live non so se sarà di mattina o di sera, e non so neanche se ci sarà, probabile se che. Può darsi che non ci sia nemmeno, cioè una piccola probabilità che non ci sia. Voi controllate, se no ci siamo martedì e mercoledì, che forse mercoledì riprendiamo con Apex, magari facciamo una volta for Minecraft e Apex, una volta due volte Minecraft e così via, andando avanti. Magari se vi interessa Paladin, lo dite, potete caricarvi un video a settimana su Paladin, oppure ogni volta che finisco una mappa di Fortnite che vi carico sul canale, una settimana dedico a Paladin. Decidete voi, cioè scrivetemi nei commenti come preferite. Detto questo, ci vediamo al prossimo appuntamento. A presto!